Gli attacchi dell'11 settembre 2001 furono una serie di quattro attacchi suicidi compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d'America da un gruppo di terroristi appartenenti all'organizzazione terroristica di Al Qaeda. I voli American Airlines 11 e l'United Airlines 175 furono fatti schiantare rispettivamente contro le torri nord e sud del World Trade Center, nel quartiere della Lower Manhattan di New York. Nel giro di 1 ora e 42 minuti entrambe le torri crollarono. Un terzo aereo, l'American Airlines 77, fu fatto schiantare contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa. Un quarto aereo, l'United Airlines 93 venne fatto inizialmente dirigere verso Washington, ma precipitò successivamente in un campo nei pressi di Shanksville, in Pennsylvania. Gli attacchi causarono la morte di 2.977 persone, più i 19 dirottatori, e il ferimento di oltre 6.000 persone. Negli anni successivi si verificarono ulteriori decessi a causa di tumori e malattie respiratorie legate alle conseguenze degli attacchi. La rimozione dei detriti del sito del World Trade Center fu completata solo nel maggio 2002. I danni al Pentagono furono riparati nel giro di un anno.